ero stordita, non capivo niente. Non capivo niente. Cominciai a prendere la camicia di mio figlio che aveva messo la sera prima e cominciai a lavarla. Dopo giorni ho avuto il rimpianto, dovevo sentire l'odore di mio figlio nella camicia, perché se io capivo non la lavavo la camicia. Io quando vedo l'unico sopravvissuto, e l'ho visto l'anno scorso, io lo abbraccio, perché è come abbracciare mio fratello. E sono contenta che almeno dico uno si è salvato. Ho visto solo tutto vicinato scendere a casa mia. Ero una pazza, non ci credevo. Allora ho detto, Dio me l'ha mandato questo, penso se l'ha portato. Non è giusto che mio figlio non respira più, io devo respirare. Mi sentivo colpevole di io vivere. Io non l'ho voluto vedere a mio figlio, perché l'hanno composto di là, quello che era rimasto, quei pezzi che c'erano, e l'hanno messo nella barra. Io non me l'ho sentito andare a vedere a mio figlio composto sulla barra. Se preferisco delle mie due corte. Beh, è certo che io, mio fratello, parlando da persona terrena, non potrò più sentire le sue braccia intorno al mio corpo, non potrò più sentire la puzza dei suoi piedi quando per scherzo mi metteva i suoi calzini sporchi sotto il cuscino. Manuela faceva parte del mio carattere, faceva parte della mia vita, come se mi hanno strappato una parte del mio cuore. E quindi io c'ero ma non c'ero. Ero una persona a metà. Poi a mio figlio me lo sento sempre accanto. È lui che mi dice vai avanti. Quando ho detto che me l'ho sognato, mi diceva, devo andare avanti. E così io ho capito cosa vuol dire, andare avanti. Sempre quei sogni che ho fatto di lui, lui era sempre felice. Mi dava proprio, mi diceva che era anche felice, che è felice. Claudio Traina, 27 anni, agente scelto di polizia. Agostino Catalano, 43 anni, assistente capo di polizia. Emanuela Loi, 24 anni, agente di polizia. Vincenzo Fabio Limuli, 22 anni, agente di polizia. Eddie Walter Cosina, 31 anni, agente scelto di polizia. Sono gli angeli di Paolo Borsellino. I suoi agenti di scorta massacrati insieme a lui nella strage di Via D'Amelio a Palermo il 19 luglio del 1992. Di loro oggi non parla più nessuno. Il tempo ha sbiadito il loro ricordo nella percezione collettiva e quel che resta nella stessa città di Palermo è una lapide, è una commemorazione di rito. Noi invece vogliamo raccontare la loro storia, vogliamo ricordare chi erano, da dove venivano, i loro sogni, le loro passioni e come e perché sono morti. È un impegno importante e prezioso per la memoria, così importante che perfino la signora Borsellino ha deciso di infrangere la regola del silenzio che si era data per ricordare chi ha dato la vita per suo marito.
per me erano persone, come per mio marito, che facevano parte della nostra famiglia e vivevano quasi in simbiosi con noi. Condividevamo le loro ansie, i loro progetti, un rapporto oltre che di umanità, di amicizia e di massima comprensione e rispetto per il ruolo che ricoprivano. Io, che sono contraria a rilasciare interviste, non appena si è presentata lei e mi ha detto che una trasmissione sarà dedicata agli angeli di mio marito, non ho avuto la forza di sottrarmi a questo dovere, perché loro sono morti per mio marito, per lo Stato. Dunque ho il massimo rispetto verso le loro vite. È la testimonianza eccezionale della signora Borsellino, che ci ha chiesto di utilizzare soltanto la sua voce, ma che ha voluto comunque ricordare anche lei gli uomini della scorta del marito. Ecco, ma cosa significa fare l'agente di scorta a Palermo? Che cosa significava in quegli anni terribili, prima ancora delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio? A raccontarlo sono gli amici, i colleghi, i familiari di quei ragazzi, tra loro anche Antonio Vullo, l'unico sopravvissuto della strage del 19 luglio, un altro testimone che solo per la storia siamo noi ha deciso di rompere il suo silenzio. Ma era appunto un periodo difficile. Scortare una personalità come Borsellino era abbastanza difficile e anche molto pericoloso. In noi la paura c'era. Io mi ricordo il periodo da marzo 92 in poi. Si respirava un clima un po' così pesante, perché era stato ucciso, se non ricordo male, a marzo l'onorevole Lima. Sapevamo quello che facevamo, credevamo soprattutto nel nostro lavoro e in quello che rappresentava il dottore Borsellino per la città di Palermo, per l'Italia intera. Conoscerlo dal vivo per me era emozionante. Era un po' come conoscere, non so, un attore per un giovane ad oggi. Immaginavo una persona molto autoritaria, dura, e invece era completamente una persona semplice, sempre disponibile anche con noi agenti di scorta. Difatti io con Claudio Traina dicevamo che il giudice era uno di noi. Quando si doveva uscire la sera magari a mangiare un buon piatto di couscous di pesce in un ristorante a Riva al Mare di Marsala, lui fingeva di tornare a casa, salutava i poliziotti di scorta. Mezz'ora dopo uscivamo assieme con la mia utilitaria, io all'epoca non avevo ancora la scorta, e coglievamo talvolta lo sguardo esterefatto del piantone del commissariato che non sapeva cosa fare, anche perché Borsellino lo guardava con sguardo severo e gli diceva: lei non mi ha visto. Quando si accompagnava il giudice in ascensore o al tribunale, sdrammatizzava appunto per non farci sentire troppo la tensione che si era creata intorno al giudice. Borsellino gli aveva detto a Manuela: e tu fai la scorta a me, sono io che devo fare la scorta a te. Alle a te. Sì, gli ha detto così. Proprio i colleghi che più siamo